Cavalli partiti in questo istante, gruppo compatto, va subito in avanti Quam Qui Maxime, che conquista la testa della corsa, filtra bene in corda Prodomo Tua, di fuori c'è Breno che va a gravitare sui primi, mentre più a largo galoppa ancora Aloe, passato in vantaggio Quam Qui Maxime che guida il plotoncino, Breno cerca di accodarsi, poi Prodomo Tua l'ha steccato che però sposta di fuori una volta superato dal cavallo di Bresolin. Si va in piegata, quattro concorrenti che si staccano all'avanguardia, il quarto dovrebbe essere Money Mage, più indietro rimangono gli altri, percorsa la grande piegata di destra, e Prodomo Tua che si porta a sollecitare Quam Qui Maxime, Alice De Bortoli e Valentina Olga Loro in dibattito aperto, guadagnano un paio di lunghezze a Breno, cavalli che stanno finendo addirittura di là. Quinta posizione Blue Love che cerca di recuperare, lo fa anche Money Mage che va all'attacco di Breno per la terza posizione, ma i quattro all'avanguardia sono vicini. Adesso il quintetto integrato da Eva Feltrin che viene bene con Blue Love, in vantaggio è passato Prodomo Tua, in calo leggero Quam Qui Maxime che comunque dà tutto, addirittura d'arrivo, 4 a ventaglio, si inserisce bene anche Money Mage, in vantaggio Prodomo Tua, ritorna allo steccato Quam Qui Maxime, arrivo a 4, spettacolare, Prodomo Tua e Alice De Bortoli, Luca Stucchi che ci prova con Money Mage, ma il traguardo è vicino, e Prodomo Tua vince anche piuttosto facilmente con Alice De Bortoli che si rialza nel tratto ultimissimo, il training di Cristiano Morini. Andiamo a riapprezzare il replay della combattuta retta d'arrivo, l'8 di Prodomo Tua al primo posto di questo miglio, al secondo posto il 7 di Money Mage, mentre per il terzo potrebbe essersi difeso allo steccato Quam Qui Maxime, ma è stretta, c'è Aloe molto vicino e più a largo Cala Regina. È tutto per questa settima e ultima corsa dal Sant'Artemio Treviso, la linea torna alla regia per quello che riguarda le immagini della diretta nazionale, il verdetto spetta alla giuria.